e il più piccolo seme di un'idea può crescere. Può crescere fino a definirti o a distruggerti. La più piccola idea, per esempio, che il tuo mondo non è reale. Un semplice, banale pensiero che cambia ogni cosa. Così certa del tuo mondo, di cosa è reale. Secondo te lui lo è? O pensi che sia perso come lo ero io? Continui a ripetere a te stesso quello che sai. Ma cosa credi davvero? Che cosa provi? Colpa. Un senso di colpa, Mon. E qualunque cosa io faccia, per quanto io sia disperato, per quanto sia confuso, quella colpa è sempre lì dentro di me a ricordarmi la verità. Quale verità? Che l'idea che ti ha fatto mettere in dubbio la tua realtà è venuta da me. Hai impiantato quell'idea nella mia mente. Di che cosa sta parlando? Il motivo per cui sapevo che l'innesto era possibile era perché io l'avevo fatto a lei per prima. L'avevo fatto a mia moglie. Perché? Eravamo persi qua giù. Sapevo che dovevamo fuggire, ma lei non voleva accettarlo. Aveva chiuso qualcosa nel profondo, dentro di sé. La verità che una volta aveva conosciuto, ma che aveva scelto di dimenticare. E non riusciva più a liberarsi. Così decisi di cercare quella verità. Andai a fondo nei recessi della sua mente e trovai quel luogo segreto. Lo forzai e impiantai un'idea, una semplice piccola idea che avrebbe cambiato tutto. Che il suo mondo non era reale.